Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la libreria del prof. Avevamo detto la scorsa volta che avremmo trattato di Americana, l'antologia degli scrittori statunitensi curata da Elio Vittorini. Perché questo testo è un testo fondamentale, anzi essenziale per la cultura italiana, come ebbe modo di dire anni fa Italo Calvino? Perché fece scoprire per la prima volta i narratori statunitensi dalle origini, con Washington Irving, lo scrittore tra 700 e 800 a cui dobbiamo la leggenda secondo cui Colombo pensava che la Terra fosse quadrata, fino ai recenti all'epoca Ernest Hemingway, John Steinbeck e John Fante. Questo testo nell'Italia provinciale dell'epoca, ma anche nell'Europa provinciale dell'epoca, portò una ventata d'aria pura, perché faceva conoscere questi scrittori legati a un mondo lontano, guardato spesso con sospetto dall'Europa, come non dimenticare gli aforismi che Wilde dedicava alle frecciatine alla cultura e al mondo statunitense, ok? Le stesse battute di Wilde sull'inglese apparato degli americani aprirebbero un capitolo di assoluta ironia involontaria. Quindi questo testo faceva conoscere tutti questi scrittori, portava una ventata d'aria nuova nella narrativa italiana, alle persone che amavano leggere e scrivere in Italia, per la prima volta, perché con la letteratura americana, statunitense, si era conosciuta a spizzichi e bocconi prima, come peraltro nell'altra buona parte d'Europa, tranne che in Francia. La Francia aveva questo canale privilegiato con la letteratura statunitense. È un testo interessante anche per un altro motivo. Le traduzioni erano tutti di grandi scrittori. Montale, Moravia, Pavese, che con Vittorini, che ne fu il curatore, potremmo definire uno dei due sostenitori principali di questa impresa, voluta da quel genio dell'editoria che fu Valentino Bompiani. Americana è interessante anche per un altro motivo. Nel 1941, quando Bompiani la propone al vaglio della censura, Pavolini, l'allora ministro della cultura popolare, con una lettera molto diplomatica, oppone un secco diniego a Bompiani perché dice: ci stiamo avvicinando alla guerra con gli Stati Uniti e non è tempo di cortesie, neppure letteraria, con il futuro prossimo nemico. Lettera del gennaio 1941, nel dicembre 1941 poi sappiamo come sono andate le vicende. Ma Americana poi riuscì a essere pubblicata nel 1942. Come? Perché? Giocando d'astuzia. Si fece fare una prefazione ad Emilio Cecchi, intellettuale critico più gradito al regime di allora, che con un'introduzione molto vasta e comunque di spessore terminava dicendo che gli scrittori americani, statunitensi, mettevano in luce le tante defiance, le tante falle di un sistema economico che andava a stritolare le popolazioni. Frase di Cecchi, la versione elegante, vero, dei tanti altisonanti discorsi di Mussolini contro le demoplutocratiche potenze contro le quali l'Italia fascista era scesa in guerra. Detto questo, grazie anche alla prefazione di Cecchi, questa specie di cavallo di Troia della prefazione del Cecchi, il volume uscì e rimase fondamentale. A guerra finita poi la prefazione del Cecchi passò in cavalleria, ma è utile leggerla, e il libro fu ristampato con le note di Vittorini e le fotografie originali del mondo americano degli anni 30. Vittorini, nella sua prefazione, quella censurata poi ristampata a guerra finita, cosa disse? Disse che i padri pellegrini, che Vittorini individua come il fulcro fondante degli Stati Uniti, erano andati negli Stati Uniti, quelli che sarebbero diventati Stati Uniti, stanchi, ma lì trovarono una nuova linfa, una nuova gioia, un nuovo modo di vivere che gli permise di vivere a loro, padri pellegrini, a quelli venuti dopo, in maniera barbarica e vitale. Ma cosa voleva dire questo barbarico e vitale modo di vivere la vita, secondo Vittorini? La vita, il bene e il male, sono uguali dappertutto. I padri pellegrini, che sono radice fondante degli Stati Uniti, avevano ridato una nuova energia nel vedere cose vecchie. E questo carattere di vitalismo, secondo Vittorini, sarebbe stato il segno fondamentale anche della letteratura statunitense. Va detto che Vittorini, curatore di Americana, e Pavese, uno dei principali traduttori, in una specie di reciproca influenza, seppero portare poi questo spirito, Vittorini in conversazione in Sicilia e Pavese nella rilettura delle Langhe,
Sicilia e Langhe di Vittorino e Pavese, passate attraverso il filtro del lavoro fatto per Americana, diventavano un po' più americani in questo senso, ovvero questo mondo vitale, vitalistico, riscoperto dai due scrittori grazie appunto alla costruzione di questa opera che rimane fondamentale americana, un'opera che non risente del tempo perché fu tradotta da eccelsi scrittori e che dovrebbe esserci, secondo il mio parere, nello scaffale di ogni amante della letteratura. Prossima puntata, concludiamo il nostro giro negli Stati Uniti con Walt Whitman, il padre fondante della letteratura americana. Alla prossima e buona lettura.